Io comunque continuo a pensare che se ci fosse una serie di aperture anche concordate rispetto ad alcuni punti, questa riforma si fa e si fa bene nel giro di una settimana. Ma guardi, l'esito che la Giunta non andava convocata perché il Presidente doveva assumersi la responsabilità, ha fatto una furbata per non dover far partire incidenti in corso d'opera dell'Aula, è evidente che la maggioranza vorrebbe ormai sopprimere qualunque tipo di voto segreto, perché col voto segreto probabilmente la maggioranza non è più tale. Ma vede, non è una questione di voto segreto o voto palese, è questione di buon senso. Se alcune richieste ti vengono dall'80% dell'Aula, è evidente che quando maggioranza e opposizione ti pongono un problema, il governo ha il dovere di affrontarlo con i relatori per trovare una soluzione. I relatori queste soluzioni le hanno già predisposte. Sarebbe un vero peccato buttare via l'acqua sporca con il bambino. Guarda, io i 500 non voglio considerarli perché molti di questi utilizzano il voto segreto in maniera strumentale e sarei io il primo a non accoglierli, ma su diversi invece, numeri più ridotti, il voto segreto è assolutamente obbligatorio, se no viene meno la democrazia veramente.